Buonasera, ben ritrovati con Decoder. Sono tra gli argomenti di cui stiamo per occuparci questa sera. Nella prima parte vi parleremo di un'agenzia di comunicazione di Nembro che ha ricevuto un importante riconoscimento internazionale. Poi continueremo con il sacerdote Don Davide Rota, superiore del patronato San Vincenzo di Bergamo, e infine sentiremo il direttore dell'ente Bergamaschi nel mondo e quindi ci occuperemo delle nuove migrazioni, quindi dei giovani che stanno tornando a fare le valigie per andare all'estero in cerca di lavoro. Ma procediamo con ordine, diamo il benvenuto e salutiamo Simone Serughetti e Basilio Moioli. Buonasera. Buonasera. Simone Serughetti e Basilio Moioli sono della DOC Studio, quindi due uomini di questo team che ha ricevuto questo importante riconoscimento. Si tratta del AWW World, quindi questo riconoscimento per quanto riguarda i siti internet del mondo. Ma chiediamo proprio loro di cosa si tratta. Innanzitutto è giusto chiamarlo così o forse la dicitura è diversa? Simone. Si chiama AWW Awards, la dicitura come la pronuncia. Come la pronuncia lei in realtà è perfetta. È un premio molto importante nel mondo del web perché c'è questa importante organizzazione a livello mondiale che durante tutto l'anno seleziona quelli che sono i migliori lavori nel mondo dei siti internet con alcuni parametri che sono la creatività, la funzionalità e l'innovazione. Alla fine dell'anno questa agenzia pubblica un libro che è nelle librerie proprio in questi giorni, che è i 365 migliori siti web del mondo e nel 2012 ha selezionato anche un nostro lavoro, che è il sito che abbiamo realizzato per il nostro cliente, che è Matteo Zanga, che fa il fotografo, fra l'altro è anche lui bergamasco, È anche un vostro collaboratore. che è anche un nostro collaboratore perché è anche il nostro fotografo ufficiale che usiamo per tutti i servizi, fa delle fotografie bellissime. Basilio, quindi questo è un riconoscimento importante, soprattutto perché se parliamo di 365 siti internet che vengono recensiti e premiati da questa organizzazione, nel mondo 365 siti sono davvero nulla, una bazzecola, se pensiamo alla miriade. Beh, sì, in effetti il numero parla da sé. Sembra una cosa piccola, perché effettivamente uno su 300. Però stiamo parlando di una cosa che ormai è di risonanza internazionale e quindi secondo me è un riconoscimento più che al sito in sé, che è stato fatto con certi criteri e con dei bellissimi contenuti dal nostro punto di vista, è un riconoscimento a un metodo di lavoro, a un modo di pensare al web, che dal nostro punto di vista negli ultimi tempi ha finalmente raggiunto, o meglio, sta raggiungendo i suoi obiettivi. Cioè, stiamo parlando nell'ambito della comunicazione. Quindi siete sicuramente soddisfatti di questo Assolutamente sì. riconoscimento, si legge anche dai Sì, vostri sì, sì. volti. Ma in Italia ci sono altre società che hanno ricevuto questo premio, Simone? L'abbiamo in Italia, credo che nel 2012 sono state premiate 8 agenzie in tutta Italia. Solo 8 agenzie in tutta Italia. In provincia di Bergamo? Provincia di Bergamo siamo gli unici che sono stati premiati, ma credo oltretutto che da una piccola ricerca che abbiamo fatto siamo gli unici ad averlo vinto nel 2012, ma siamo gli unici in assoluto perché in provincia di Bergamo mai nessuno era stato premiato con questo importante riconoscimento. Ecco, ma parliamo un po' anche della vostra realtà. Innanzitutto vi chiamate Ad Hoc Studio. Come mai questo nome? Non so chi vuole rispondere, se Simone o Basilio. Basilio, Basilio. Beh, è nato in maniera abbastanza curiosa perché è una specie di gioco di parole. Due sono le possibili spiegazioni. Una fa riferimento all'etimologia latina, diciamo, ad hoc, manca la H, l'abbiamo tolta, e vuol dire su misura, fatto proprio per quell'intento. E invece un'altra strizza l'occhio alla modernità, perché è un abbreviativo di AD, che sta per advertising, che in inglese vuol dire pubblicità. Ok, la pubblicità fatta su misura è fatta bene. Quindi c'è anche un gioco di parole. Voi avete iniziato la vostra attività, se non sbaglio, il 1º di aprile, quindi non era uno Sì, scherzo, beh, ma nel l'avete momento in fatto cui per si è trattato gioco. di scegliere un giorno da ricordare poi per festeggiare negli anni futuri i compleanni, ci sembrava carino mettere una data simbolica, il 1º di aprile Il 1º di aprile del. del Quindi 2010. siete tutto sommato aperti da poco. Sì. Sì. Bisogna anche dire che quando abbiamo invitato amici e conoscenti alla nostra inaugurazione, tutti pensavano a un pesce d'aprile. E in realtà, No, è una cosa invece, seria. già oggi state raccogliendo i frutti del vostro lavoro. Ecco, ma procediamo, sempre parlando della vostra società, alla fine voi fate siti internet, ma anche altro.
Sì, noi ci occupiamo, in realtà racconto questa cosa della nostra società, del come nasce, perché in realtà è un'azienda, ci occupiamo di grafica, comunicazione, ci occupiamo di tutto quello che è la comunicazione nel senso tradizionale della grafica, quindi lo studio di un logo, un brochure, un catalogo, un dépliant, tutto quello che è la grafica tradizionale, ci occupiamo di consulenze di marketing e ci occupiamo tantissimo di quello che è il mondo web, ma la cosa interessante è che secondo me questa cosa nasce in realtà non tanto come un'azienda fine a se stessa, ma nasce da un'amicizia vecchissima che lega me e Basilio da tantissimi anni e da un'ambizione che avevamo nella sua semplicità, avevamo questa idea che ci portiamo da anni di fare della comunicazione di qualità. Perché noi credevamo che nel mondo della comunicazione ci fosse spazio per fare della comunicazione non fine a se stessa, ma fatta bene, di qualità e che fosse utile per il cliente. E ne abbiamo parlato un po' finché alla fine, il primo di aprile del 2010, abbiamo deciso di dare vita, in piena crisi economica, contro tutti che ce lo sconsigliavano vivamente, abbiamo deciso comunque di avviarci in questa avventura. Un'agenzia giovane, perché tutto sommato avete pochi anni alle spalle di attività, ma giovane anche per le persone che vi lavorano, o forse anche per un'altra caratteristica ancora. Beh, direi che allora dunque i nostri collaboratori sono sicuramente più giovani di noi, ma quando parliamo, a noi piace parlare di agenzia giovane intendendo un modo giovane di lavorare, di intendere anche la comunicazione, perché visto che il mondo sta cambiando molto velocemente bisogna cercare sempre di essere al passo coi tempi, cercare di essere sempre curiosi, avere sempre le antenne attive e nel limite del possibile essere un passo avanti. E quindi questo è un po' una questione di, proprio di mentalità, di tentare di capire cosa sta per succedere. Sì, è una questione di atteggiamento. Una questione di atteggiamento. Però l'abbiamo detto, avete iniziato quando tutto sommato la crisi era già in corso, quindi forse anche questo vi ha impostato anche un certo modo di lavorare. Ma siamo partiti nel momento in cui appunto la crisi era già avviata, per cui in un momento sicuramente non facile, però siamo partiti con l'intenzione, con l'idea e la convinzione che comunque l'impegno alla fine paga, il lavoro di qualità paga. Siamo partiti subito prendendo con noi due collaboratori che dal primo momento ci hanno seguito, che sono Alessandra e Michele, che ancora oggi sono con noi, di cui siamo molto contenti, perché anche loro si sono subito impermeati di questo nostro spirito dell'essere curiosi, di cercare di innovarsi, del migliorarsi continuamente. Per sono stati un po' contagiati da questo atteggiamento. Bene, immagino però che come tante altre aziende, anche innovative, che nascono in Valle Seriana, vi siete anche un po' scontrati con una mentalità forse non semplice, soprattutto anche di chi opera sul territorio, dove spesso si va a cercare qualcuno che lavora lontano, come a Milano o Roma, non pensando che fuori dalla porta ci sia qualcuno che possa riuscire a rispondere a dei bisogni o delle aspettative. Simone. Beh, o Basilio, no, prego. No, mi veniva da dire che vale per noi quello che vale per tutti gli altri, che è difficile essere profeti in patria. Per cui si è sempre portati a valutare come più competenti quelli che più lavorano a qualche chilometro di distanza in più. Mentre poi alla fine arrivano questi premi, questi riconoscimenti. Allora, questo sito internet, un po' come nasce l'idea di questo sito di Matteo Zang che poi è stato premiato? Ma il sito internet nasce in una situazione abbastanza curiosa, c'è un aneddoto che lo rappresenta molto bene, e poi c'è invece come è nato dal punto di vista estetico-funzionale. L'aneddoto curioso è che Matteo Zang, che è il nostro fotografo, ma in quel momento era il nostro cliente, ci commissiona la realizzazione di questo sito, delle esigenze ben specifiche, ma ce lo commissiona in un momento in cui si trova realmente dall'altra parte del mondo, perché sta seguendo un altro bergamasco, che è Simone Moro, che tenta la scalata in invernale del Nanga Parbat. Per cui nasce in un momento in cui Matteo Zang si trova in una tenda a 4.000 metri, a meno 30, e con il satellitare facciamo delle videoconferenze con Skype per concordare come deve essere fatto, come non deve essere fatto, una serie di cose. Matteo Zang torna da questa importante avventura professionale quando il sito è praticamente completato, si escono tutti gli accorgimenti e andiamo online, per cui nasce in un momento molto, con questa cosa molto particolare, così lontano.
Chiaramente parliamo di un fotografo, quindi c'è questo forte impatto visivo delle sue fotografie con le due realtà, le due facce di questo fotografo, di Matteo, che tra l'altro è del nostro territorio, perché è originario di Villadonia, quindi della nostra vallata. E siete riusciti a decifrare queste aspettative in questo modo? Non so se avete ancora qualcosa da dire su questo progetto. Ma la cosa interessante è che lui all'inizio, proprio perché lavora in due ambiti professionali molto diversi fra di loro, quello dell'avventura e quello più commerciale legato anche alla moda, voleva realizzare due siti distinti, e invece noi poi, dopo averci chiacchierato un po' amabilmente a distanza, siamo riusciti a trovare un accordo, cercare di fare una sintesi di questi due mondi così apparentemente distanti, e siamo riusciti a mettere insieme, a riappacificare questa specie, chiamiamo, di bipolarismo professionale, perché quello è, dividendo il sito in due parti, bianco e nero. Il nero era chiamiamolo anche il lato oscuro, se vogliamo, quello un po' più selvaggio, in cui lui si diletta di fotografie fatte in condizioni impossibili. Si vedono fotografie di alpinisti, uno dice: bella la fotografia, sì, però bisogna pensare che il fotografo è lì a farla. Oppure di foto fatte in alta montagna, in condizioni mentre la gente fa rafting. E dall'altra parte invece abbiamo messo la parte più commerciale, tradizionale, più serena, che potrebbe essere fatta tranquillamente al calduccio in uno studio. Non so, che la fotografia è di un prodotto alimentare, quindi magari in un ristorante, quindi che è una cosa completamente diversa, piuttosto servizi di moda, però comunque in queste due anime di Matteo abbiamo cercato di rappresentarle anche vestendolo in due modi diversi. Ecco, nel vostro modo di fare comunicazione avete un po' una vision che vi guida? Ma guarda, noi c'è una cosa che dovrebbe valere per tutto il mondo della pubblicità, purtroppo in tanti casi, soprattutto negli anni, non ha funzionato. Cioè, la pubblicità ha un senso se funziona. Quindi il cliente, come nel nostro caso Matteo Zanga, viene da noi con un'esigenza specifica che va comunque risolta, per cui devi affrontare la cosa risolvendogli il problema e facendolo nella maniera più bella possibile, ed è questa la grande sfida su cui noi giochiamo, sul perenne equilibrio difficile fra fare una cosa utile, funzionale, bella, che coinvolga anche dal punto di vista emotivo. In particolare quando riguarda il web, ormai da qualche anno abbiamo puntato tutto sul fatto che i nostri siti internet funzionino non soltanto quando uno è seduto davanti al computer a casa sua o nel suo ufficio, perché ormai la navigazione internet si sposta sempre più verso i dispositivi mobili, per cui vari tablet, smartphone, e una delle caratteristiche fondamentali che ha il sito di Matteo Zanga è proprio quella di essere perfettamente fruibile da qualsiasi dispositivo, da un tablet piuttosto che da un computer fisso. Ecco, si legge un po' anche dalla grafica che avete messo sulla fotografia che ritrae il vostro team, insomma ci mettete un po' quindi sia la testa sia il cuore. Sì, siamo sempre molto combattuti anche nelle nostre discussioni, i nostri brainstorming, quando dobbiamo affrontare una nuova realizzazione, una nuova campagna, perché non basta soltanto un approccio estetico, che in realtà riguarderebbe più la parte del lavoro che curo io, che sarei, mettiamoci pure le virgolette, il creativo dello studio, perché poi deve essere efficace, per cui bisogna fare in modo che questa comunicazione poi dopo materialmente funzioni, sia adeguata al prodotto che si vuole promuovere. Ecco, quindi quando poi dovete cercare delle idee e volete esprimere tutta la vostra creatività, come fate? Tentate un po' di spiegarmi o descrivermi queste situazioni, queste scene. Ma la realtà è che veniamo da quattro realtà diverse, abbiamo competenze molto diverse nel nostro studio, per cui all'inizio siamo tutti molto curiosi, perché alla fine c'è in una fase iniziale un grande dibattito, un grande confronto di idee su visioni diverse, ma proprio nella funzionalità, nell'usabilità, nel come deve essere, per cui da questo forte scambio di idee si prende poi il meglio di quello che ognuno ha saputo portare, si screma e si arriva. Ma se posso aggiungere, prego, prego. Cioè, è anche, ci vuole una disponibilità particolare nel farsi contaminare. Cioè, io credo che sia fondamentale per chi lavora come noi nella comunicazione essere aperti a tutti gli stimoli. Da questo punto di vista noi siamo riusciti, fortunatamente, a far diventare le nostre passioni un lavoro, perché sia io che Simone siamo appassionatissimi di cinema, leggiamo
fumetti, ci ascoltiamo musica. Cioè, abbiamo sempre, come dicevo prima, cerchiamo di mantenere sempre i recettori attivi. Obiettivi futuri? Obiettivi futuri, prendiamo questo premio che abbiamo vinto internazionale, che è una cosa bellissima, in realtà come un punto di partenza, perché noi crediamo che si possa sempre fare meglio, per cui questo non lo prendiamo assolutamente come un traguardo, ma come un punto di partenza. Anche perché, come dice un americano vissuto a cavallo fra 8 e 900, Will Rogers, bravissimo a creare aforismi, che se anche sei sulla strada giusta, se stai fermo vieni investito. Cioè, per cui bisogna sempre rimanere in movimento. Bisogna sempre rimanere in movimento. E quindi il vostro è un chiaro esempio di come anche in un periodo difficile come questo, anche se siamo in questa crisi, bisogna comunque provarci e incamminarsi e sperare che poi le cose vadano tutto bene. Perfetto, noi ringraziamo quindi Simone Sirughetti e Basilio Moioli, ci fermiamo per una breve interruzione pubblicitaria, ma siamo subito da voi, a tra poco.